Oh, po. A forse Ja bëm. Forza Inter. Shu, Milan, çej Milan, çej sta, ku shfitoi? Juve, eh? Ma ke çe kohë? Çaj. Hadi dalloj ne çan di kohë, e primor gjithë. La partita, sì. Did you find tickets easily for this match or is it difficult? Il biglietto, sì, me lo ha regalato la Roma. Sono stato sorteggiato tra i tifosi della Roma. Siete organizzati stasera? Sì, ho l'albergo qui vicino il porto, poi mi muovo con il taxi. I biglietti era difficile trovarli? Era difficile, ma io l'ho avuto dalla Roma, dalla società. Ha sorteggiato dei tifosi tra gli abbonati per regalare il biglietto, quindi io l'ho avuto gratis. Lo seguite sempre? Sempre, sempre. Da quando sono piccolo, sì. Stasera sarete qua? Dormiamo a Durazzo, sì, in albergo, poi... Stanotte, poi vediamo come va la partita e decidiamo se tornare subito o magari festeggiare e poi rientrare più tardi. Il risultato è inutile che ti chiedo, ma come... 50-50, 50 e 50, sì. Speriamo bene. Ok, grazie. Sul nome? Gianmaria. Grazie. Grazie a voi. Per il match stasera? Per la partita. Il risultato è che... Che ci aspettiamo? È difficile, ma vince la Roma. Abraham, doppietta di Abraham. Dove siete accomodati? Noi siamo venuti in traghetto, ma partiamo direttamente dopo la partita. Ah, sì. Sì, cioè... era facile trovare i biglietti sia per il traghetto anche per... Per il traghetto semplicissimo, il biglietto ce l'ha regalato la Roma, in quanto abbonati, sì. Siamo stati sorteggiati. Grazie. Grazie a voi. Come è andato il viaggio? No, tutto bene, è stata una traversata di 10 ore, però siamo andati bene, diciamo. I biglietti era facile a trovarli? Sì, sì, li ho trovati sul sito della compagnia e quindi sì, è andato tutto a posto sotto quel punto di vista.
In quale albergo siete affondati? No, io non ho un albergo, ho preso un ostello, una specie di dormitorio, un ostello, che mi è venuto a costare poco perché in questo periodo, cioè in questi giorni, gli alberghi costavano troppo e quindi per questo motivo. Non so se hai sentito, ma ieri sera sono stati casini tra i tifosi di Feyenoord di Roma, non so se hai dato. Sì, ho sentito. Hai un commento? Beh, penso siano normali in queste situazioni, però penso che comunque bisogna mantenere sempre una certa civiltà, anche quando ci sono queste partite così importanti, però comunque penso che siano sempre avvenuti in qualsiasi partita si tratti, soprattutto se è una finale. Chi vince? Non si dice. Grazie. Grazie. Quanti giorni resta? Fino a venerdì. Cioè domani giovedì prendo di nuovo il traghetto alle 10 e poi alle 8 sono in Italia a Bari. Grazie, sei commentato a Tirana? Vi siete accomodati a Tirana? A Tirana. Grazie. Grazie. Oh, è qua che ti è servita. Se vola qui. Oh, vanno scendere. Vai. Vai. Come è andato il viaggio? È andato bene, benissimo. Lungo ma piacevole. Speriamo che oggi vada bene pure la partita e niente. Siamo qua sempre. Dunque andiamo. Sì. La seguiamo sempre. Ci siamo fatti 20 ore di viaggio per venire qua. Speriamo. Ma niente questo. Non è niente. Peggio. In casa peggio. Insomma, speriamo che vada bene. Non voglio dire altre cose perché siamo scaramantici. Speriamo. Avete un commento per i casini che sono sfortunatamente sono normali, bisogna cercare di evitare la violenza, però fa anche un po' parte del gioco. Speriamo che non si faccia male davvero nessuno e stanno tutti tranquilli, insomma. Per i biglietti era facile trovarli sia per il stadio che per il traghetto? Come difficile trovarli, costavano tanto. Costava tutto tanto, alzava tutto i prezzi di qualunque cosa, cioè il viaggio, il biglietto aereo era infattibile. Voli diretti da Roma a Tirana? 1000 euro. Non si poteva fare, per questo abbiamo preso il traghetto. E l'albergo qua? L'avete trovato? Abbiamo trovato delle camere a 40 euro, delle camere così. Quanti giorni sarete qua? Domani si parte. Domani sera, sì. Chi vince? Non si dice. Speriamo bene, non speriamo si dice. Bene. Grazie, ciao. E comunque? Facciamo una grande partita che è quello che aspettiamo da 31 anni, è una finale, la vogliamo vincere, la vogliamo vivere e vogliamo portare a casa questa grande coppa e ci fa un sacco piacere condividerla con il popolo albanese
È stato bellissimo disputare questa finale qui, perché il popolo albanese ci è molto vicino, noi lo sentiamo vicino, quindi sarà una grande festa e sono convinto che se vince la Roma voi sarete felici insieme a noi. Ce l'hai un commento per i casini, gli atti di violenza? Lo sport è sport, lo sport va vissuto piacevolmente, noi siamo venuti qui per festeggiare, non per... siamo qui per vedere la partita, per vedere lo spettacolo, per godere di questa bella città, di Tirana, che è un'altra grandissima città. Non abbiamo voglia di fare casini, abbiamo solo voglia di vincere e portare a casa questa coppa e festeggiare con voi albanesi tutti insieme.